Circa 2 milioni di dipendenti pubblici britannici hanno aderito allo sciopero di 24 ore per protestare contro la riforma delle pensioni allo studio del governo. Migliaia di lavoratori sono scesi in piazza dall'Irlanda del Nord all'Inghilterra per dire no al congelamento dei salari e al taglio di 330.000 posti di lavoro, misure annunciate dal Ministero delle Finanze e dell'esecutivo liberal conservatore. Il primo ministro David Cameron ha definito irresponsabile il comportamento dei sindacati. C'è rabbia perché tutto questo è troppo ed è per noi, non per loro. Non vedo i parlamentari mettere le mani nelle loro tasche e dire siamo felici di rinunciare alla nostra pensione allo stesso modo. In concomitanza con la manifestazione londinese, un gruppo di Occupy London ha invaso un edificio della City. Il governo britannico comunque tira dritto. Le pensioni passeranno da un retributivo legato all'ultimo salario percepito ad una sorta di contributivo legato alla media dei contributi versati.